Buona serata e benvenuti a questa nuova edizione del TG6, giornata dell'Epifania, ma anche una vera e propria emergenza al pronto soccorso dell'ospedale di Pescara, con centinaia di accessi giornalieri nell'ultima settimana a causa dell'influenza. Con i reparti pieni di degenti, la situazione è quasi al collasso. Il servizio di Paolo Renzetti. Sono giorni difficili al pronto soccorso di Pescara, in coincidenza con le feste, tantissimi gli accessi al pronto soccorso, i ricoveri anche a causa dell'influenza. Dottore, qual è la situazione ad oggi? Beh, la situazione, come ogni anno in questo periodo, è caratterizzata da un afflusso, diciamo, eccessivo, dovuto sia all'incremento della patologia, soprattutto le forme influenzali per gli anziani, e diciamo, anche alla carenza di assistenza territoriale, che è un fatto cronico, ma chiaramente durante i periodi festivi, soprattutto tra ponti che si susseguono, e fanno sì che l'ospedale sia il punto di riferimento. Chiaramente l'utente ha bisogno di risposte e l'ospedale è aperto tutti i giorni, 24 ore al giorno, è l'unica struttura che può dire qualcosa. Tra l'altro molti però arrivano in pronto soccorso quando forse non ce ne sarebbe neanche bisogno. Eh sì, questo, ripeto, è un problema quotidiano, legato, ripeto, il concetto espresso prima ad una forse carenza di assistenza sul territorio, per cui noi siamo costretti a trattare patologie che non sono di pertinenza prettamente ospedaliera. Tra l'altro c'è questa influenza che in queste ore sta raggiungendo il picco, diciamo in tutta Italia comunque. Eh sì, infatti la situazione nostra è pari a quella che si verifica in tutte le altre zone d'Italia. Fatto sta che proprio il giornale oggi parlava in Liguria una presa di posizione da parte della regione che ha invitato i medici di famiglia a recarsi negli ospedali, nei pronto soccorso ospedalieri, proprio per trattare queste patologie influenzali che in questo periodo sono molto molto frequenti, portano gente in ospedale. Sono iniziati 2 giorni fa i lavori che porteranno alla rottura della diga foranea, dunque rimaniamo a Pescara. L'intervento dovrà essere completato entro 10 mesi dalla ditta che si è aggiudicata l'appalto, la RCM Costruzioni di Sarno. Andrea Costantini. Un intervento atteso da anni dalla marineria e dagli esercenti delle attività portuali. È iniziato ufficialmente il conto alla rovescia per il taglio della diga foranea. 2 giorni fa l'apertura del cantiere dei lavori. Ieri il sopralluogo da parte del presidente della regione, Luciano D'Alfonso, e del responsabile della segreteria della presidenza della giunta regionale, Enzo Del Vecchio. Proprio la regione ha finanziato l'intervento per un importo di 3 milioni e mezzo di euro. I lavori saranno condotti dalla RCM Costruzioni di Sarno e dovranno essere conclusi entro 10 mesi, con l'obiettivo di riconsegnare alla città uno scalo accogliente, sicuro e funzionante per lo sviluppo economico e turistico della città, come ha sottolineato lo stesso Del Vecchio, che così illustra il programma dei lavori di questo periodo. Si stanno recintando le aree per poi proseguire all'inizio della prossima settimana con l'arrivo del pontone e delle ruspe che già cominceranno le operazioni vere e proprie, non solo quelle di, diciamo, demolizione della diga foranea, ma anche quella della costruzione degli elementi che andranno poi a definire la nuova diga foranea. Tutta l'area della banchina e anche del porto saranno e sono in corso i lavori di recinzione e cantieramento per conseguire proprio questo risultato. Di più, nella giornata di lunedì prossimo inizieranno anche i lavori di approntamento dall'altro lato della banchina del molo, dei lavori riguardanti la soffolta. Come è noto, ormai entrambi i lavori sono stati affidati dalle imprese aggiudicatarie a un'unica impresa e quindi i lavori andranno avanti, diciamo, in simultanea. Realizzazione della soffolta a nord con demolizione della diga foranea. Andiamo all'Aquila adesso. Rimossa la gru che nei giorni scorsi si era inclinata su alcuni edifici del centro storico, rendendo necessario evacuare alcune famiglie. Oggi il sindaco ha firmato l'ordinanza per il ripristino della viabilità per consentire alle famiglie interessate di rientrare nelle loro case. La zona è quella di via Sallusteo, piazza Fontesecco, via Buccio di Ranallo, via delle Carceri, via del Bargello, via del Falco e via Angioina, nel centro storico del capoluogo abruzzese. La misura di sicurezza si era resa necessaria
versare a causa dell'inclinazione di una gru di cantiere installata su area privata e ricadente su un aggregato della zona. Le operazioni di smontaggio a cura della ditta che l'aveva in carico per eseguire i lavori sullo stesso aggregato si sono protratte oltre i tempi previsti a causa di un inconveniente tecnico. Cambiamo argomento adesso. Vertenza Honeywell ci attesa per l'incontro fissato per lunedì al Ministero dello Sviluppo Economico. Dall'azienda si attende un passo avanti in vista di un progetto di riconversione che risolva la paventata crisi occupazionale. Ad oggi è rientrato solo il 60% delle maestranze al lavoro nella fabbrica dei Turbo, dopo lo sciopero di quasi 2 mesi con i contratti di solidarietà in vista della chiusura annunciata per la fine della prossima primavera. Nel frattempo c'è attesa per l'incontro al Ministero dello Sviluppo Economico a Roma, che si terrà lunedì 8 gennaio. Parteciperanno tutte le parti interessate, azienda, sindacati e anche il Ministero del Lavoro. Dalla Honeywell si attende la collaborazione per lo sviluppo di un progetto di riconversione dello stabilimento di Atessa. La FIOM Chieti va con fiducia a questo appuntamento, come spiega il segretario Davide Labrozzi. Ma innanzitutto diciamo che c'è fiducia nei confronti delle istituzioni. Sia il Ministero dello Sviluppo Economico che il Ministero del Lavoro stanno lavorando intensamente per cercare di trovare soluzioni alla crisi occupazionale che la decisione della Honeywell potrebbe determinare nei prossimi mesi. Ovviamente la riconversione non è una cosa semplice. Io non conosco, noi non conosciamo ancora le proposte che sono venute fuori da 3 imprenditori. Ci fidiamo delle istituzioni che considerano quei progetti, uno in maniera particolare, dei progetti assolutamente realizzabili. Lunedì si terrà un incontro in sede MISE, in sede ministeriale, e io spero di poter mettere mano su quei progetti di cui poco fa parlavo. E in queste settimane si parla anche degli incentivi per gli oltre 400 lavoratori della fabbrica dei Turbo in Val di Sangro. È ovvio che se nel momento in cui la Honeywell lascerà il territorio dovrà creare i presupposti affinché le persone non subiscono un danno devastante. Ovviamente non c'è monetizzazione per la perdita di un posto di lavoro, però credo che la Honeywell debba mettere mano al portafoglio e indennizzare l'interruzione del rapporto di lavoro che determinerà, adesso al di là del processo di riconversione, e sappiamo che detti processi sono sempre particolarmente lunghi, determinerà comunque oltre 400 nuovi disoccupati nella Val di Sangro. L'associazione Mi Piace Pescara ha scritto una lettera al prefetto Gerardina Basilicata sull'emergenza sociale che sarebbe generata dal mercato abusivo degli extracomunitari sulla riviera nord di Pescara. Vediamo. L'associazione Pescara Mi Piace ha inviato una lettera al prefetto di Pescara Gerardina Basilicata per denunciare quello che accade lungo la riviera, queste bancarelle di abusivi, di extracomunitari che stazionano per ore lungo il litorale di Pescara, Foschi, e così. Si sono trasferiti in altre zone della città e hanno invaso letteralmente la riviera. Il giorno di Capodanno è stato offerto a chi si trovava a Pescara uno spettacolo indecoroso, indegno, ma soprattutto la mancanza di controllo. Non parlo dei vigili urbani base, ma della vertice dei vigili urbani che hanno ignorato il fenomeno e hanno consentito uno spettacolo indecoroso. Voglio ricordare che centinaia di commercianti di Pescara vengono tassati a morte con i rifiuti, con l'ombreggio, con tutto, con le aree occupate, e questi qua, questi signori abusivi che vendono merce contraffatta agiscono indisturbati. Tra l'altro lei parlava proprio di questo mercato etnico che dovrebbe probabilmente un domani sorgere nel tunnel dell'area della stazione, se ne continua a parlare in consiglio comunale, però voi ovviamente continuate ad essere contrari a tutto questo. Certo, contrari, soprattutto una spesa di 250.000 euro che cadranno sulle teste dei cittadini di Pescara per consentire un mercato definito etnico, lo ripeto, ma con
vendita di prodotti contraffatti, forse anche merce rubata. Non è possibile una cosa simile. Tra l'altro nei giorni scorsi ho denunciato un altro fatto. Il sindaco aveva ordinato la chiusura del tunnel che dovrebbe ospitare il mercato etico, ma in quel tunnel ci sono ancora persone che muoiono, persone che vanno a dormire, e ultimamente c'è stato anche un incendio doloso che ha messo a rischio la vita dei barboni e dei clochard presenti in quel tunnel. È stato un anno da record produttivo per la Sevel. Nel 2017 sono stati quasi 293.000 i veicoli fabbricati. Vediamo. Nuovo record produttivo per la fabbrica del Ducato. Ai sindacati in Sevel è stata comunicata quota 292.813 veicoli prodotti per il 2017. Ne dà notizia la RSA FIMCISL, a margine dell'incontro avuto con la direzione e il comitato esecutivo Sevel per analizzare la produzione dell'anno che si è appena concluso. Dati e numeri importanti che, dice la FIM, ancora una volta confermano il notevole impegno dei lavoratori dello stabilimento di Atessa e il loro importante contributo per la crescita. Anche per il 2018 Sevel crede di poter sfiorare quota 300.000 per la produzione dei veicoli leggeri commerciali. A questo ottimismo si deve la proroga dei 417 operai interinali presenti nella fabbrica. Ma assieme al consolidamento produttivo, dice l'RSA FIM, è ora di pensare a una stabilizzazione in tempi brevi. Stessa considerazione giunge dalla FIOM CGL. In funzione di un nuovo anno record dal punto di vista produttivo, dichiara la segreteria provinciale di Chieti, la FIOM torna a chiedere, come fatto più volte in passato, di stabilizzare gli oltre 400 precari, che la Sevel invece oggi conferma, ma con contratto di somministrazione. Presto, prosegue FIOM, si aprirà una trattativa per il rinnovo del contratto specifico di lavoro e il sindacato delle tute blu della CGL crede che si debba, in funzione della fase produttiva ancora positiva, tornare ad aumentare i minimi salariali dei lavoratori. La FIOM avanza anche un'altra richiesta alla fabbrica del Ducato dei Record, quella di migliorare la condizione di vita dello stabilimento più importante della Val di Sangro, un tema che deve divenire centrale nell'azienda Sevel del 2018. Varato anche il nuovo calendario dei turni di straordinario del mese di gennaio. Si lavorerà nel turno B sabato 20 gennaio, nel turno C domenica 21 e nel turno A sabato 27 gennaio. E oggi giorno dell'Epifania, allora la Befana con decine di calzedoni è arrivata puntuale questa mattina nel reparto di pediatria dell'ospedale civile di Pescara, grazie all'iniziativa del consigliere comunale Massimiliano Pignoli. Vediamo. E la Befana arriva al reparto di pediatria dell'ospedale di Pescara. Consigliere Pignoli, oggi davvero dei momenti di grande commozione qui in reparto per la consegna della classica calza. Sì, ho visto alcuni operatori che si sono commossi insieme a me per questo bellissimo gesto. Devo ringraziare le due associazioni, i presidenti che sono qui vicino a me, che insieme a me abbiamo collaborato e siamo riusciti a portare un po' di allegria in un reparto dove purtroppo non c'è l'allegria perché ci sono persone, bambini soprattutto, che sono malati. Questo è il primo anno, sarà sicuramente mio dovere organizzare anche per gli altri anni, a prescindere dall'aspetto politico, qui si fa solo sociale, voi sapete che io politicamente interagisco nell'ambito sempre del sociale, d'aiuto delle persone bisognose, oggi ci siamo sentiti in dovere di aiutare i più piccoli. Avete regalato un sorriso a questi piccoli degenti del reparto? Sì, assolutamente, abbiamo regalato un sorriso, palloncini, caramelle, cioccolate, calze, c'è la Befana, c'è Peppa Pig, ci sono altri, insomma, altre persone vestite con le persone più, che sono più visibili all'interno della televisione per i bambini, per cui sono contentissimi, è una giornata bellissima e sono contento così. Avete fatto felici anche i genitori oggi? Soprattutto i genitori, perché secondo me i caramelle non possono mangiare i bimbi perché non stanno bene, per cui mangeranno i genitori. La mensa dell'Università di Teramo ha ospitato oggi oltre 100 bisognosi per un pranzo solidale servito dagli studenti universitari e cucinato dalla cooperativa sociale Blue Line. L'iniziativa è stata dell'ADSU Teramano, che da tempo promuove in ambito sociale progetti tesi a sostenere i più sofferenti. Il servizio di Tania Bonnici Castelli.
Una Befana solidale verso i più sfortunati è l'idea lanciata dall'azienda per gli studi universitari di Teramo. Nella mensa dell'Ateneo Teramano, gli studenti dell'università, in collaborazione con la cooperativa sociale Blue Line, hanno cucinato e servito un pranzo delizioso a chi si trova in difficili condizioni economiche. L'invito è stato raccolto da tante associazioni di volontariato che operano sul territorio e che hanno veicolato il messaggio di dono degli universitari ai loro assistiti. Il Consiglio d'amministrazione già da molto tempo si è dedicato alle attività sociali e alle attività solidali. Credo sia un esempio anche per gli studenti dell'università. Vogliamo far vedere come la vita universitaria non sia soltanto libri, testi e lezioni. E quindi questa iniziativa in realtà segue altre iniziative analoghe. La mensa solidale, la mensa universitaria è stata data in gestione ad una cooperativa sociale che include detenuti e persone portatrici di disabilità. Sempre il Consiglio d'amministrazione ha deliberato di attivare una mensa solidale in collaborazione con il Comune e con l'Università di Teramo e quindi questa iniziativa si inserisce in questo filone, in questa logica solidale appunto. Hanno risposto tante persone a questa iniziativa? Sì, parecchie persone in città in realtà hanno, credo, anche necessità, bisogno, perché questo è il vero, la vera riflessione che ci dovremmo porre. Tante persone hanno la necessità di avvicinarsi a dei pasti non consumati dagli studenti o momenti di solidarietà che comunque testimoniano sofferenza sociale diffusa. L'istituto alberghiero Marchitelli di Villa Santa Maria ha aperto le sue porte con l'Open Day per l'orientamento scolastico, un'opportunità per studenti e famiglie di conoscere da vicino la scuola e gli sbocchi professionali che offre. Ci si prepara per tempo a Villa Santa Maria per accogliere nuovi studenti all'alberghiero Giovanni Marchitelli. Open Day è ospitata nei programmi TV più noti di cucina per gli studenti che scelgono di intraprendere una carriera nell'ambito alberghiero, come chef o come direttori di sala. C'è anche chi tra i fornelli ci è nato e prima di approdare al Marchitelli ha fatto esperienza con le selezioni di Masterchef Junior, come Dario Zappacosta quando aveva 12 anni. Innanzitutto perché la mia famiglia ha un ristorante, i primi piatti mi piacciono cucinare. La dirigente scolastica Giovanna Ferrante mostra orgogliosa anche le pubblicazioni della scuola. Lo chef della salute, sì un libro di ricette, ma con un occhio attento alle malattie del metabolismo. E poi tante partecipazioni ai concorsi più prestigiosi. Sicuramente sono stati dei momenti importanti in cui i ragazzi si sono messi un po' a riflettere sulla loro arte futura, ma diciamo che la passione, arrivano qua già con una passione dentro, con una marcia in più che desiderano sviluppare e sanno che qui all'Istituto Alberghiero Giovanni Marchitelli di Villa Santa Maria ci sono tutti gli ingredienti, letterari e non letterari, professionali o meno, per esaudire tutte le loro richieste. Diciamo che ai ragazzi cerchiamo di dare ogni giorno un'offerta formativa a 360 gradi che non riguarda soltanto l'arte culinaria di cui ho parlato poc'anzi, ma anche tutte le discipline che normalmente si studiano in tutte le scuole. Apriamo adesso la pagina di sport, ovviamente partiamo dal Pescara perché nella settimana in cui si è riaperto il calciomercato una sola operazione è stata ufficializzata dal sodalizio biancoazzurro ed è la cessione del portiere Pigliacelli alla Pro Vercelli. Addirittura d'arrivo altre due cessioni, quelle di Ganz e di Mazzotta e gli innesti di Gravillon ed Embalo. Il nome nuovo è quello di Emmers. Intanto oggi finiscono le vacanze, da domani la squadra torna al lavoro al Poggio per riprendere gli allenamenti. Vediamo. Xian Emmers per il centrocampo è ben più di un'idea per il Pescara, che ha puntato il giovane talento belga di proprietà dell'Inter, uno dei principali prospetti nerazzurri. Nativo di Lugano e prelevato nel 2015 dalle giovanili del Genk, Emmers è uno dei punti di forza della primavera di Stefano Vecchi e il Pescara lo ha messo nel mirino facendo leva sulla forte collaborazione stretta con l'Inter negli ultimi tempi, iniziata con l'operazione Biraghi-Caprari di due stati fa e passata per i prestiti di Carraro
Ferraro e Palazzi. Emmers può adeguarsi a mezzala, anche se il ruolo principale è quello di regista. E sempre a proposito di Inter, trattativa in discesa per Andrew Gravion. Il difensore franco-guadalupense ha avuto pochissimo spazio in Serie A col Benevento e allora si avvicina il suo approdo al Pescara. Prima Gravion però farà ritorno all'Inter, che poi girerà in prestito il difensore alla corte di Zeman. Buoni riscontri anche sul fronte Carlos Embalo. L'esterno della Guinea-Bissau, che al momento non rientra nei piani del Palermo, ha dato la sua preferenza ad un arrivo in prestito in biancazzurro, benché su di lui ci sia il pressing anche del Brescia di Marino, sua ex squadra. Embalo e il suo procuratore Accardi vogliono però Pescara e la chiusura dell'affare potrebbe arrivare già all'inizio della prossima settimana. Stessa deadline per due uscite prossime. Praticamente tutto definito per Ganza all'Ascoli. Già lunedì, alla ripresa degli allenamenti del Picchio, il centravanti svolgerà le visite mediche e firmerà il contratto con scadenza giugno 2021. Su Mazzotta ci sono Brescia in pole position, ma anche Parma ed Ascoli. La sua partenza non impone un'entrata, essendoci nel ruolo il baby Elisalde, ma soprattutto Crescenzi, Balzano e Zampano, e solo la partenza di quest'ultimo sarebbe reintegrata. Dunque l'unica ufficialità della settimana resta la cessione di Pigliacelli alla Provercelli. Il portiere è stato subito polemico verso Zeman e soprattutto verso il preparatore dei portieri Nanni attraverso una intervista rilasciata a Tutto Mercato Web. Sullo stesso portale è arrivata la replica di Nanni: ho sempre svolto la mia attività senza pregiudizi. Zeman ha scelto chi schierare secondo le sue insindacabili valutazioni tecniche. Non comprendo le inopportune e ambigue parole di Pigliacelli nei miei confronti, debbo contestarle e smentirle in pieno, riservandomi ogni più opportuna iniziativa a tutela della mia immagine. Intanto oggi ultimo giorno di vacanza per calciatori e staff tecnico biancazzurri. Da domani la ripresa degli allenamenti per preparare la seconda parte della stagione e in particolare la gara del prossimo 20 gennaio allo Zaccheria di Foggia. Scendiamo in Serie C, adesso andiamo in casa a Teramo, perché con il nuovo modulo che sta approvando Antonino Asta le priorità del mercato del Diavolo cambiano. Il terzino mancino non è più una priorità, dunque insieme all'attaccante si vira su un centrocampista offensivo. L'albero di Natale che ha in mente Antonino Asta potrebbe condizionare le prossime scelte di mercato del Teramo, perché il 4-3-2-1 renderebbe l'organico attualmente a disposizione del tecnico decisamente più completo rispetto a quanto non lo sia se gioca con il 3-5-2. In questo momento la priorità per la società di Campitelli è la ricerca di un attaccante che possa sostituire il partente Ciro Foggia, appetito dalla Sicula Leonzio, allenata da quell'Aimo Diana che lo ha avuto e con buoni risultati la scorsa stagione a Melfi. La punta probabilmente sarebbe ben disposta al trasferimento, ma per il momento non sono arrivate al direttore sportivo biancorosso Giorgio Repetto delle richieste di cambiare area. Senza una partenza però il mercato in entrata è fermo, non si può operare, e lo ha ribadito nelle ultime ore anche il presidente Campitelli, che ieri è stato al Bonolis per seguire l'allenamento dei biancorossi. Dunque bisognerà aspettare un po', e in questo senso il calendario dà anche una mano al Teramo, che tornerà in campo solamente tra due settimane contro il Vicenza. Barbuti rimane anche perché ha un contratto fino al 2019, nonostante l'approccio della Fermana, Tulli non sarà lasciato partire, Asta lo aspetta per la seconda parte di stagione e il Teramo non vuole rinforzare una concorrente in campionato. Il mercato allora può cambiare dal punto di vista degli innesti ulteriori. Stando così le cose, con una retroguardia a 4, l'esterno mancino non serve, almeno è questo il pensiero della dirigenza. Da quella parte, oltre a Pietrantonio, che rimarrà, ci sono anche Sales e Ventola che possono essere dirottati in quella corsia, e per il momento il terzino non è una priorità. Quello che sarà a disposizione sarà dirottato probabilmente su un centrocampista con spiccate propensioni offensive per rendere il Diavolo più pericoloso di quanto non lo sia stato finora. Anche in questo caso però ci sarà da aspettare probabilmente anche le ultime ore di questa finestra invernale di calciomercato, in modo da avere la disponibilità economica giusta per andare all'assalto degli obiettivi prefissati. Dopo la pausa natalizia torna in campo la Serie D con la prima giornata del girone di ritorno. Che andiamo a vedere? Eccola qua il programma, 18ª giornata, Fabriano Francavilla, Jesina Avezzano, Monticelli L'Aquila, Nero Stellati Castelfidardo,
Pineto Matelica, San Nicolò, Agnonese, San Giustese, Campobasso, Vastese, San Marino, Vispesaro, Recanatese. Questo è il quadro della prima giornata di ritorno. Avete visto, non ci sono derby, impegno con la capolista per il Pineto al Mariani Pavone, la Vastese in casa con il San Marino, trasferte per Avezzano, L'Aquila e Francavilla. Vediamo. Torna il campionato di Serie D dopo la pausa natalizia con la prima giornata del girone di ritorno. Non ci sono derby abruzzesi, ma sarà proprio una squadra di casa nostra come il Pineto ad ospitare la capolista Matelica, che tenterà l'allungo al Mariani Pavone contro la squadra di Amaulo. La formazione allenata da Tiozzi è un rullo compressore: nelle ultime 14 uscite 12 vittorie e 2 pareggi. Ma il Pineto, e ne sa qualcosa la Vispesaro, quando è in giornata può mettere in difficoltà anche le primissime della classe, con l'obiettivo di allungare la striscia dei risultati utili che va avanti da 13 turni. Ad attendere un favore proprio dal Pineto per accorciare sulla coppia di testa è la Vastese, terza della classe. Con la Vitto sarà senza Cherillo, ma gli aragonesi contano di far valere il fattore campo, che in questa stagione, a parte una circostanza contro il Matelica, ha sempre portato i 3 punti. Ci dobbiamo mettere la nostra concentrazione, la nostra voglia di fare, l'umiltà, tutti gli ingredienti che comunque ci hanno contraddistinto nel girone d'andata. Chi scenderà in campo dovrà dare il massimo di se stessi per cercare di portare i 3 punti a casa. Inizia il 2018 e l'Avezzano ha il compito di rialzarsi dopo i 2 stop con Pineto e Matelica, che avevano contraddistinto l'ultima parte del 2017. Giampaolo va a Iesi per provare il blitz che rilancerebbe le quotazioni in ottica playoff dei biancoverdi. Il tecnico ha qualche problema in mezzo al campo, perché mancheranno sia Persia che il suo naturale sostituto Kras. Per l'Avezzano un bel problema, anche se potrà contare sui recuperi davanti di Pellecchia, Cerone e Di Curzio, armi fondamentali per provare a scardinare la difesa dei Leoncelli. Siamo carichi, insomma, per ricominciare al meglio e riattaccare subito la spina dalla partita di Iesi, che è fondamentale per il nostro cammino. Noi dobbiamo affrontare partita per partita. Ovviamente sappiamo che Iesi, come tutte le giornate, le prime di ritorno, sarà una partita difficile, però noi andiamo lì per vincere e dobbiamo dare il massimo per raggiungere l'obiettivo. Trasferta in casa del Monticelli per l'Aquila. Per il rossoblu di Battistini un girone di ritorno per confermare quanto di buono mostrato sul terreno di gioco, nonostante le grandi difficoltà fuori dal campo. La prossima settimana l'amministratore unico Miani potrebbe tenere una conferenza stampa per cercare di fare chiarezza su una situazione che tuttavia chiara continua a non esserlo affatto. Altri problemi, quelli in casa San Nicolò, con l'esordio sulla panchina biancazzurra per Fabio Montani dopo l'esonero di Campanile prima della pausa. Il tecnico, che a distanza di 8 anni torna a guidare la squadra teramana, avrà il compito di migliorare una classifica asfittica. I nuovi innesti potranno certamente dare una mano. Dalla parte opposta però c'è Pino Di Meo, che cercherà punti nella rincorsa salvezza con l'Olimpia Agnonese. Il Nero Stellati, dopo aver trovato la prima vittoria in campionato prima di andare in vacanza, avrà un girone intero per tentare di centrare la permanenza in categoria. Peraltro i pratolani hanno appena tesserato il centravanti bulgaro Kostadin Azurov, classe 1985, che ha giocato con il CSKA Sofia. La distanza con le avversarie non è impossibile, e con i gol di Azurov il Nero Stellati conta di poter riaprire i giochi. Altra trasferta marchigiana per il Francavilla, che dopo aver visto rinviare l'ultimo impegno del 2017 ricomincia da Fabriano la propria corsa. In casa giallorossa non sarà disponibile, almeno per questo turno di campionato, Domenico Di Cecco, che si è liberato dalla San Benedettese e torna in Abruzzo per dare una marcia in più alla formazione di Pierluigi Ervese. Dobbiamo ripartire assolutamente bene, abbiamo la trasferta di Fabriano, che è una partita molto delicata. Sappiamo che adesso in questo momento il girone di ritorno è un campionato nuovo, perché tutte le squadre hanno cambiato tantissimo, il Fabriano è una di queste, quindi dobbiamo affrontarla con l'approccio giusto mentale, perché è un campo difficile dove noi vogliamo fare assolutamente punti. Ed è tutto per questa edizione del TG6, io vi ricordo, a proposito di sport, domani a partire dalle 14:20 l'appuntamento con Diretta Stadio per seguire la giornata di campionato in Serie D, e poi alle 19:30 l'appuntamento con l'Abruzzo del Pallone. Per il momento è tutto, grazie dell'attenzione e buona serata.